Ciao a tutti, sono Rotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su The Binding of Isaac Afterbirth e andiamo a fare una challenge dopo aver fatto una run normale con chi? Non ho la più pallida idea, è passato così tanto tempo da quando ho registrato che non mi ricordo minimamente con chi ho giocato la run precedente. Judas, può essere? Sì, con Judas, che ho battuto The Ash, ora me la ricordo, perfetto. Allora andiamo a fare questa challenge e questo vuol dire che devo ripescare il mio D10 appena trovo dov'è, datemi solo un secondo. Ogni volta sono sempre storganizzato e in anticipo con le mie mosse. Perché si è bloccato? Mi si era bloccata la levetta, ottimo. Questo è un D10. Uno, l'abbiamo già fatta. Che culo, vogliamo proprio farcela fare questa challenge che per di più è stata per niente bella. Due, andiamo in ordine, speed. Ok, andiamo. Speed. Ok, già dalla musichetta iniziale posso supporre... Ok, una cosa alla volta. Posso supporre cosa sia la run. Innanzitutto dobbiamo arrivare fino al cuore, da quel che posso vedere, e non ci... fino al cuore. Il seed è TEZT4TSV. C'è il tempo che è già 16 minuti, quindi forse devo finirla entro un certo tempo. In 16 minuti dal cuore, la vedo molto dura. Forse mi sbaglio. Ipotizzo che tutte le stanze siano velocizzate da... la musica, che è velocizzata, come sapete quando la musica quando la partita è velocizzata o rallentata, anche le musiche lo sono, e quindi andiamo a vedere. Se effettivamente ragiono, mi sbaglio, scusate, devo prima cliccare qua, e adesso possiamo andare. Partiamo subito con la curse room. Sì, c'è un timer. E ho preso 2 danni, come un vero genio. Ottimo, recuperato. Mi sa che non è la run giusta per me, o per Mac, tipo. Dobbiamo... come cazzo? Quanto siete velocizzati? Cioè, io mi ricordo quando prendevo il Broken Watch che i nemici sì, erano velocizzati, 20-20 me ne sto. Erano sì velocizzati, ma non si notava neanche tanto, a volte neanche te ne accorgevi fossero velocizzati. E invece qua a quanto pare sì. E 16 minuti fin da... dal cuore. Sarà interessante, ma sono velocizzato anch'io, no, mi sembra proprio di no. Tears up però, non male, primo boss spin. Se fosse stato di... oddio, come si fa a battere pin se sta 3 secondi fuori? Minchia. Fosse stato The Hunt sarebbe stato un bel casino. Beh, c'è da dire che li facciamo un po' di danno avendo il 2020 e il Tears Up. HP Up, piano successivo. Dobbiamo sbrigarci. Beh, in un minuto ho fatto il primo piano, che non è male, dato che sono 8 piani. Però aumentano di dimensione. Non so che non dovrei farlo, ma mi piacerebbe anche potenziarmi e prendere della vita in più, dato che prendiamo tanti danni, come abbiamo potuto vedere. No. È la stanza sbagliata che ci fanno prendere tempo. Perdere tempo, pardon. Prendere proprio no. O magari c'è qualche meccanica che ci fa prendere tempo? No, non è l'uccisione dei nemici? No, secondo me no. Dobbiamo solo farla in 16 minuti, solo, tra virgolette. Non spegniamo i fuochi perché non possiamo permettercelo. Prendiamo Smart Fly e Revenge Fly. Quando prendiamo danno, la mosca volerà dall'orbita attorno a noi e andrà ad attaccare i nemici. Ci viene abbastanza bene, nel senso che con questa velocità la vedo abbastanza complicata a non prendere danni. Speriamo bene. Speriamo non ci siano anche le curse, che se becco la piano XXL, è vero che poi mi batto due boss uno dietro l'altro, però potrebbe non essere così semplice. C'è sempre quel trade-off nel decidere se aprire le cose, entrare in una stanza, non lo fare, perché appunto c'è poco tempo a disposizione. Queste stanze qua con i pulsanti le ho già fatte una volta, bisogna spegnere, cioè premere i pulsanti e a quel punto allora si disattivano i fuochi, diventano normali fuochi gialli. Allora, posso prendere anche quello rosso e lo prenderò e andiamo. Quindi conviene andare prima dai pulsanti che dai fuochi. Il fatto è che essendo velocizzati, probabilmente c'è il rischio maggiore di essere colpiti, tra l'altro. Tingle. Non so perché, cioè probabilmente perché è tutto velocizzato. Mi sento velocizzato anch'io, che ho l'ansia. Ho bisogno di andare veloce a parlare, non solo. Questa versione campione di Tingle è nuova, di Afterbirth, 2 danni mi ha fatto il bastardo. Perché spara velocissimamente, cioè è uno shotgun. Rompiamo la cacca dorata, così ci prendiamo un po' di monete, prendiamo HP e la cap e andiamo, forse me lo prendo dopo perché se c'è il gatto morto, no, non c'è il gatto morto, ma c'è il marchio che intendo prendere e andiamo giù. Fantastico. Il marchio per di più è un più 1 di danno, più 0,2 di velocità e più un cuore grigio. Fantastico. Mi sono messo qua accanto alla guida perché voglio sempre cercare, cioè di imparare esattamente, sono spacciato. Cioè di ricordarmi esattamente cosa fa un oggetto, anche perché se lo guardo ogni volta dovrei essere avvantaggiato nel ricordarmelo. Non è valsa la pena di entrare in quella curse room? Decisamente no. E speriamo, ok. Bastava ucciderti prima che tu facessi qualsiasi cosa, cacchetta maledetta. Non riesco a capire, no, io non sono velocizzato, decisamente no. Solo i nemici, purtroppo. E
Madonna. Dai, ti prego, non farmi arrabbiare. Ho anche un po' di monete, per dire, potrei andare allo shop. Ma fortunatamente stiamo trovando dei layout abbastanza lineari, nel senso che non ci devono far girare avanti e indietro. Shield Tears, ottimo! Ma stiamo trovando degli oggetti potenti, quindi vediamo di sfruttare questa run. Anche se, abbiamo detto, sono 8 piani. Ci rimangono 13 minuti. Non so se ce la facciamo, ci proviamo. Sarebbe 2 minuti a piano, ma se nel primo ci ho messo un minuto non ce la farò mai. Che cazzo si fa? Cioè, mi sembra quasi che l'unica possibilità, per di più, piano lineare, ok, c'è il vantaggio di dire non mi perdo. Però è anche vero che me li sto facendo tutti i piani, tutto completo, per riuscire ad arrivare al boss. Va bene, dai. Ti prego, muori veloce. Leva il creep e andiamo. Sto andando a tuono, eh. Cioè, credo che questa sia la partita più veloce mai fatta. Anche quando devo fare le boss rush non sono mai andato così veloce. Però non stiamo trovando aiuti effettivi. Sto anche cercando di non perdere troppo tempo. Vero le curse room, ma è anche vero che se divento forte, trovando oggetti nelle curse room, più divento forte, più diventa facile. Dai, ti prego! Finire prima le stanze. Okay, tutta me la sono dovuta girare. Ah, dimenticavo che c'ho le shield of tears. Ok, andiamo, boss. Chub. Potrebbe essere un problema perché te hai un po' di vita. Però mi sembra quasi che voi abbiate meno vita come boss. Mi sbaglierò? Probabile. Ho solo una bomba e non ho voglia di sprecarla facendotela mangiare. Non mi piace quello che spawni, se devo essere sincero. Non so come ho fatto a non prendere danno. Ok, volevo dire tante cose, ma non mi parla rana adeguata per parlare. Vabbè, almeno non ne danno a quei rossi. Magari un satanaccio ce lo danno lo stesso. No, non ci danno una capire in più. E Blood Clot, che non è male. Andiamo. 11 minuti e mezzo per fare ancora 5 piani. Stato un po', eh. E in teoria sono sopra il tempo necessario. Ecco, questo sarà già un layout che ce lo mette nel culo. C'è da dire che le shield tears mi aiutano, perché anche se sparano velocemente e sparano un colpo quando non me l'aspetto, riesco a colpirlo. Cioè, a bloccarlo prima che mi colpisca. Questa è la questione. Forse me le colpite prima. È più veloce di così, non so cosa fare. Pillola, guarda. Magari una telepills, no, bombs e chi, vabbè. Due bombe e una chiave. No, ci mancano le torrette che mi fanno perdere 6 anni. È vero che essendo velocizzate. Un cazzo. Che nemico del cazzo in questa situazione, per di più. Non riesco ad evitare i loro colpi e sparargli, perché ci sono i miei colpi che intercettano i loro colpi, però i colpi che intercettano i loro colpi non li colpiscono. Sbagliato shop, in cui non posso andare neanche, tra l'altro, perché mi mancano due monete. Quindi già una strada sbagliata. E per ora le ho azzeccate tutte, che è abbastanza paradossale per me. Proviamo a sinistra, sicuramente era giù, sarà l'ultima strada, quella giusta, per rispettare le tradizioni, eh. Devo dire che Shield of Tears è un oggetto che può venirci molto in aiuto. Effettivamente, se poi non prendo danni stupidi, siamo tutti più felici, no? Bombe, cuori... Abbiamo trovato anche tanti cuori, per essere... Ah, perché in teoria sarebbe... Dimenticavo che dal simbolino che indica che dobbiamo arrivare al cuore si può anche capire la difficoltà della partita. Non essendo il cuore cerchiato di rosso, dovrebbe essere in normal mode questa partita. Credo che tutte le challenge siano in normal, credo. Già nelle daily ci può essere una variazione. Un altro shop, quindi probabilmente uno era una biblioteca, quindi ho fatto male a non andarci. Ma ho solo una chiave e non ho ancora trovato la stanza degli oggetti, quindi ci sta. Perché sto parlando veloce come se anche io dovessi essere velocizzato. Questa challenge ti modifica il cervello. Però ok, il personaggio è lento. Pensate se ci dà una maddalena. La fine. Dai, 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 dai. Beh, c'è da dire che in teoria sto registrando in un momento un po' di crisi, dato che non avevo tanto tempo per registrare. Però non ho trovato l'oggetto. Mi sa che mi devo attaccare. Però se fosse un bel oggetto, però se fosse brutto, non andiamo. Gerdy, che è un boss che ci si mette proprio poco a battere. Ah, io però potrei stare fermo qua. E tanto, se mi spara, lo fermo. Quindi devo solo aspettare che muoia, continuando a sparare così. Mi allontano un po' nel caso in cui, infatti, il colpo sia così veloce che riusciste a passare tra i miei. A dire di no. Dai. Data, dammi un satana. Tipo, magari. No, infame. Però speed up, fa schifo. Andiamo avanti. 9 minuti per fare 4 piani. Rimaniamo sempre nella media di 2 minuti a piano, quindi potremo farcela. Potremo, in teoria. Però non stiamo diventando così forti da poter esserne sicuri. Per di più mi sembra che Mac abbia già fatto questa run. Sarei curioso di vedere come l'ha giocata, perché tipo è il nostro incubo, suo in particolare, e concedo il titolo di giocatore più lento dell'Indiebank. Però anche io non scherzo, ecco. Carta, Judgment, no, non me ne faccio niente. Curse Room, guarda, ci entro giusto perché sono qua, anche se secondo me è una scelta errata. Però tutti facciamo delle scelte errate nella vita.
E sì, non ne valsa la pena perché ha pagato 1-1. Sinistra, destra, sempre a sinistra. Perché tutti i nemici del cazzo che non posso. Oh, meno male che c'ho il Revengefly. Meno male che c'ho il Revengefly. Che non posso colpire direttamente, ma devo aspettare. E si muovono velocemente, quindi mi rendono la vita ancora più difficile di quanto già non lo sia. La vita più difficile, sì. Non so. Non so se si possa dire che la vita era già. Sì, si può dire che la vita era già difficile. Che seghe mentali mi sto facendo? Ah, è sta challenge che mi fotte il cervello. Dai, che non ho tempo da perdere, infame maledetto. 8 minuti, mi prendo anche una chiave e ce ne andiamo. Ah, dai, dai, dai. E se uno trovasse lo stopwatch, maledizione a te, schifoso verme bastardo. E ti dico che sei uno schifoso verme bastardo perché effettivamente sei uno schifoso verme bastardo se questa è la strada sbagliata. Signori, se questa è la strada sbagliata mi incazzo come una scimmia. Dai, questi si muovono tutti. Oh, beh, intanto l'oggetto l'abbiamo trovato, ma avrei gradito quasi. No, non facciamoci prendere dalle mani, se no siamo spacciati. Dobbiamo ricominciare tutto. Cioè, non è che dobbiamo ricominciare tutto, ma dobbiamo rifare la strada fin qua. Ce n'è ancora una! A sorpresa, dal nulla. Dal nulla. Dai, piercing tears. Come funziona con le shielded? Sicuramente non funziona bene se passo davanti a un Brimstone. Giù. Ci mancava solo che si muovesse il rotuono. Non so come ha fatto a colpire. Il verme, abbiamo trovato il boss, ma c'è mamma di nuovo. E ci sono anche le torrette. No, non contenti di darmi già abbastanza noia con mamma, hanno detto diamogli anche le torrette che sono i nemici più rotti in culo per questa challenge. Andata. Boss. 7 minuti, dai. Cage che ha un fottio di vita. Grazie. Gentilissimi come sempre. Oh, però se rimane piantato lì. Mi dispiace per questo rumore che il mio cellulare che a volte non si sente. E soprattutto capita quando ci sono dei messaggi di estrema importanza. E a volte suona come se ci fosse la sveglia del settimo cavaleggero. Con la vibrazione, logicamente, stavo dicendo. Non cominciare a Wow. Schiantato adesso. Speed up. Potrebbe essere tutto sommato un oggetto buono per questa challenge. Ok, ultimo piano, siamo da mamma. Era in 16 minuti, quindi in 10 minuti siamo arrivati da mamma. Questa è davvero la gara più veloce che abbia mai fatto. Non che ci sia da vantarsi, perché. No, 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 no. Ah, per di più amnesia, quindi devo andare a caso. Ok, non è di qua. Questo l'abbiamo capito. Muori, muori, muori. Bomba. Giù. Perché mi sono distratto. Giù, ah, prendi i cuori. Mi dispiace questa perdita di tempo, ma non voglio neanche morire dopo il mazzo che mi sto facendo. Ah, già che poi sentire, smettiamoci di lato. Però non posso guardare davanti, dietro, tutto intorno. Forse sì. Una chiave veloce. Paradossalmente la cintura è stato uno degli oggetti più utili per questa run. Cioè, adesso se dovessimo sbagliare strada siamo più veloci decisamente a fare backtracking. Dai, 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 dai. Perché il doppio di vita infame? Sei riuscito anche a farmi un danno, perché io sono un cretino qui. Non so neanche perché abbia voluto prendere bombe. Potrebbe essere la strada giusta, potrebbe. Questi hanno una tonnellata e mezza di vita. Ho visto adesso la roccia tinta. Magari c'è un damage up? No, c'è una troll bomb e un cuore grigio. E andiamo. Non è il posto giusto. Magari uno shop veloce. Non so cosa sia quell'oggetto, lo prendo a caso. Spider mod buddy. Non so cosa sia, spero tu faccia molti danni ai nemici e ci velocizzi la vita. Ah, mi fa vedere la vita dei nemici. Questa è una gran figata. Perché un tempo. Ah, ora ho capito. Che stupido. Stavo per dire, stavo per spiegare e risolvere l'inganno. Per il primo The Binding of Isaac, un utente aveva creato la Spider Mod, che era una mod che permetteva appunto di vedere la vita dei nemici. E non solo, gli aggiungeva altre cose. Che poi sono state per di più mantenute in Afterbirth, in Rebirth, perché credo che poi sia stato anche assunto alla Nicalis, tipo il ragazzo che aveva fatto la mod per Wrath of the Lamb. E sì, questa mod si chiamava Spider Mod. E ora ho capito perché. 4 minuti e 40 e non stiamo facendo un culo di danno a mamma e dobbiamo fare altri due piani. Non lo so, in teoria siamo sempre dentro la media dei 2 minuti. Il problema è che i piani diventano più grandi e non avessimo trovato un damper sarebbe stato ottimo. Però anche è vero che io non è che abbia perso tanto tempo, mi sembra, eh. Non so quanto potrei farla migliore di così la run, per di più siamo diventati anche abbastanza potenti in poco tempo. Dai, adesso non spona più il piede. La mamma rossa una cosa fa, che spawnare il piede e adesso non spona. Dai! Mi prende in giro. Sì, senza dubbio che vado a fare la boss rush. Guarda, frega niente, prendo tutti. E così che ho posto fine alla mia run. Andiamo. Magari c'era la shovel. Potevo almeno dare un'occhiata dentro. È stata una mossa stupida la mia.
cazzo? Ah, sono trappole. Io pensavo ci uscisse il nemico. E così ho preso un danno intero. Posso prendere ancora un danno. Siete felici di questo? Adesso muoio perché sono un cretino. Ho voluto esagerare e prendere sia Brimstone Baby che altro. E sono morto. Il genio della lampada. Andiamo, riproviamo. Me la sono cercata. Sono stata una testa di cazzo. Devo prendere solo Demon Baby, che per di più lavorava benissimo perché era velocizzato. E quindi, appunto, era velocizzato, sparava ancora più colpi di. Ciao, qui è un danno sicuro. No, Freddy, di nuovo, no, no, no. Che palle. Adesso ci beccheremo della onda. Vabbè, ho fanculizzato la RAM che stava andando da Dio. Ho usato troppo, peccato di Uber. Più che altro mi sono dimenticato che al piano successivo si prende un danno intero invece che mezzo. E ho ridotto la mia vita a un livello veramente infimo. Grazie a Pin, è sempre un piacere. Non ho preso l'oggetto. Sono anche disposto a farmi uccidere. Guarda, uccidimi. Ripartiamo. Dobbiamo partire col piede giusto. E quello non lo era. Non c'è l'oggetto qua. Quindi non stiamo. A proposito di partire col piede giusto. Sì, trovare uno speed up credo sia la cosa più utile che possa capitare in questa run. Solo per il fatto che si possono evitare nemici che ti volano addosso. Tempo perso già. Però è. In ogni caso non credo sia riuscito ad arrivare in fondo. E se poi perdo tempo così neanche, però mi serve anche un po' di vita. Corri, corri Isaac, come non hai mai corso in tutta la tua vita. Oh, strada giusta. 16. Mi scazza, cioè, avessero fatto solo che era speed up e poi mi avessero fatto arrivare fino alla. Boh. Nella chest. Va bene, ci sarei stato. Sono quei 16 minuti che mi colpiscono al cuore perché. Mi colpiscono proprio nel profondo, ne. Experimental treatment, guarda, una speranza di ottenere uno speed up. Ho ottenuto uno speed down. Sono. Dai. Ho aumentato di uno il danno, però, che culo. Mi sa che è restarto. Ma mi sa che mi asfaltano i nemici, tipo. Guarda. Restart. Non era la run giusta. Spider Bot. Ah, potrebbe essere interessante per rompere la challenge. Subito il boss? Questo è culo. Sì, però. Che stupido del cazzo che sono. Scusate, se mi insulto e se uso parolacce, ma finché sono rivolte nei miei confronti tutto è ammesso. Ah, ma che bella stanzicina che ci hanno preparato, mostro. Ah. Finito anche al rallenti, quindi adesso vai veloce. E ci siamo in un metro per due. Però. L'esplosione di colpi è glitchata, è ritardata. Non che la cosa non mi dispiaccia. Cioè, è più veloce la tua animazione, ma non. Non sai cosa, non è sincronizzata. Perché lo sparo dei colpi è veloce. Il salto è veloce. Ovvero l'animazione dello spray di mostro è veloce. Tuttavia, c'è un. Sono desincronizzate. Nel senso che finisce prima l'animazione e poi parte il colpo. Quindi può essere che la partenza è calibrata ancora sul tempo normale. Però è velocizzata poi. Quindi velocizziamoci, HP up, vita e scendiamo. Scusate, ho scoppiato il microfono mentre mi grattavo il naso. Ah, datemi un oggetto potente. Sono lentissimo. Maledizione. Ci mancano i ragni, vi prego non spawnatemi i ragni. Facciamo il danno infimo. No, quella passata era proprio la run adatta. E io l'ho fanculizzata. Cioè, magari fallivamo, però almeno ci arrivavamo a pelo. Sarebbe stato un bel piacere arrivarci a pelo. Di più, spawnone di più, caro. Scherzavo, basta, basta, finisce qua. Come faccio a batterti se c'è uno scudo di ragni che si muovono velocissimi e non riesco ad avvicinarmi? Sono morto. Bella, eh? Ah, ultima volta. Interessante. No. Però c'è il fuoco. Basta che non spenga il fuoco. Potrebbe essere ottimo. Cioè, no, magari con l'oro sospendiamolo. Perché quando va sul fuoco prende danno anche lui. E infatti, è durato poco. Vai sul fuoco, vai. No, non spegnere il fuoco. E sto parlando a me stesso quando dico non spegnere il fuoco. E un danno, tant'è. Siamo riusciti a prenderlo e me ne vado velocemente. Velocemente abbastanza. Ironico da dire, data la velocità a cui mi muovo. Seriamente. Devo dire che.
Spider-Bite non l'avrei considerato tanto se non fosse stato questo tipo di run. Questa challenge, sostanzialmente. Che qua, la possibilità di rallentare i nemici quando li colpisco, diciamo, che mi viene molto in aiuto. C'ho proprio l'amaro in bocca per aver fanculizzato tutto. So che lo sentite anche voi. Per di più, Brimstone Baby non l'avrei utilizzato bene, nel senso avrei... Non l'avevo quasi mai utilizzato sostanzialmente, questa è la questione, perché poi mi dimentico di averlo, preferisco sparare normalmente, non rilascio mai il tasto perché sennò perdo ritmo io, rischio di prendere danni. Ho fatto una cagata. Avrei potuto prendere altri 2 danni, ecco, sostanzialmente, niente di più. Però altri 2 danni, boh, magari sarei morto miseramente uguale. Il fatto è che il... Ok, il fuoco fa danno anche a me. Pensavo fosse un fuoco tipo quelle delle hot bombs che fa danno sui nemici. Aveva senso, veniva lasciato da un nemico, non capisco perché avrebbe dovuto fare. E come facevo a evitarti? Non capivo perché. Avrebbe dovuto far danno solo ai nemici. Amnesia, andiamo a battere il primo boss. Che femmin. Ma che bella stanza, però c'è la TNT. E te ti sei appena allontanato. No, beh, ti ho colpito. Mancato, vabbè. Era logico che lo mancassi, però è anche difficile coordinarsi. Mancavano le mosche. C'è da dire che la carica non è un grosso problema in questa stanza, non mi ci metto neanche in orizzontale lui. Ecco, questo potrebbe già essere un pochino più un problema. Quelle shield tier ci permettevano di barare ogni boss. Ci saremmo potuti mettere a fianco al cuore e asfaltarlo stando fermi. Forse, perché il cuore spara veloce già di suo. Ne spara tanti più che altro. Via, abbiamo già perso troppo tempo. 13:30 al primo piano. Sempre Burning Basement, tra l'altro. No, mi sa che la vedo malaccio. La vedo malaccio. Ok. Non devo rompere le cacche. Dammi un gettone della vita, no. Che poi in realtà uno volendo potrebbe aspettare di ottenere... Non ci credo. Sperare e aspettare di ottenere shovel e... Barrarsela fino in fondo, però poi devi essere anche in grado di battere mamma. Però uno sa proprio prendere più con calma all'inizio, diventare potente in maniera sufficiente. Per garantirsi una vittoria non facile, ma almeno adeguata. Non ho neanche le chiavi. Ma che bello. Non chiedetemi come ho fatto. Non chiedetemi come ho fatto, se no dovrei uccidervi. Mi piace. Non mi piace tutto questo. Ho mezzo cuore di vita, tra l'altro, da aggiungere alle cose che non mi piacciono in questo momento. Un fuoco maledetto. Che non si può neanche spegnere, se ci passo sopra prendo danno. Niente cuore in più. Un boss con mezzo cuore di vita, beh, mostro. Potrei... però è velocizzato. So per dire... mi dà quasi più fastidio il glitch. Se quando... Vabbè, in realtà è un aiuto, però se quando... questa maledizione saltasse, partissero i colpi, almeno so sicuro che, cioè, riesco a capire. Invece così c'è questo sfasamento che mi mette più ansia che altro, perché è difficoltoso capire quando partono, come partono, perché partono. I colpi, ovviamente. E le bestemmie, volendo, dato che non è proprio facile da gestire la situazione. Sì, non dà una mano enorme lo Spider-Bite. Non ho danno aggiuntivo io, quindi ci sto con i 6 anni e mezzo per uccidere un boss. Sì, siamo già 10 minuti e siamo ancora al secondo piano, non ce la farò mai. Era la volta precedente, la volta buona, e io l'ho fottuta tutto e non voglio che la vedano tipo me che Zetto, perché sennò mi sfotteranno la vita sicuro. Mi bestemmieranno dietro. Mom's Pearls, le pelle di mamma, range più la cap. 11 minuti e 22. Andremo lontano. Catacombs. Strada sbagliata. E questo è già il primo passo per andare lontano, senza ombra di dubbio. Non ci credo, eri anche rallentato. Questo mi preoccupa, che ci fa uno di danno. Adesso se mi colpisce sono morto. E non mi ha colpito perché mi ha parato il colpo Ball of Bandages. Adesso perché è stato rallentato e ha parato il colpo Ball of Bandages e mi ha ucciso, ci siamo uccisi a vicenda. No, non ce la posso fare. Non c'ho proprio la testa per starci dietro, dopo il fallimento di prima. Non riesco davvero a concentrarmi sull'idea di riuscire a farlo. Sono stato un cretino.
Non scrivetelo nei commenti, però, se no mi offendo. Scherzi, io spero che nonostante questi fallimenti epici e la brevità, si può dire la brevità? Credo di sì, la brevità del video, vi sia piaciuto comunque. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.